Circolo dei Lettori di Milano è in compagnia di Cristina Battocletti, a cui chiediamo un libro che ha letto di recente che vorrebbe consigliare ai nostri lettori. Il libro che ho letto di recente e che consiglio a tutti i lettori è I bambini di Mosè di Sergio Luzzatto. Non è un romanzo, però racconta la storia di Israele attraverso i ragazzini che scapparono prima della Seconda Guerra Mondiale e quindi fondarono lo Stato di Israele, fecero quello che si dice l'Aliyah, ma raccontarono anche la storia dei bambini che riuscirono a uscire vivi dai lager, che persero madri, padri, fratelli, sorelle e tutto quello che riguardava la loro famiglia. Ecco, ci fu un uomo che si chiamava Mosè, che era uno dei ragazzi andati via dall'Europa filonazista e che era riuscito a scappare in Israele prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, che si innescasse la Shoah, che decise di ritornare in Europa. Perché? Perché voleva prendere questi ragazzini e ridonare loro un senso di famiglia e un senso di futuro. Non è soltanto un libro storico, ma un libro pieno di umanità e di speranza, che è quello che ci serve. E invece un classico che vorrebbe consigliare? Assolutamente ancora un saggio, La lanterna magica di Ingmar Bergman, che racconta la storia di questo bambino che stava per morire a pochi giorni dalla nascita. Bene, aveva una forza tale, era denutrito e l'hanno battezzato in fretta e furia, aveva una forza tale che si pose nei confronti del mondo come un raggio di luce. Perché dico questa cosa? Non è semplicemente un concetto romantico, perché la luce fu la base del suo cinema e del cinema che assolutamente tutti noi ricordiamo, Il Settimo Sigillo, Fanny e Alexander, sono tutti improntati sul dono della luce. Racconta quando veniva chiuso da bambino nello stanzino per essere punito. I bambini di solito avevano paura del buio, e invece lui cosa faceva? Si portava una piccola torcia e ricreava le immagini del cinema. Ecco una storia di tante sconfitte, una storia di resilienza di Ingmar Bergman e la storia del cinema. Non è un saggio, è un romanzo su una vita incredibile.